Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Grande vittoria, riusciamo in un'impresa che fino a questo momento non era riuscita a nessun top club inteso come Napoli, Milan, Juventus, Lazio, Roma, ovvero quella di battere il Bologna, che è una squadra ben messa in campo, una di quelle squadre ostiche che deve rompere le scatole fino al 94esimo e passa. È una partita difficilissima e nonostante l'Inter giochi meglio del Bologna, nella prima frazione di gioco non riusciamo a sbloccarla. Complice anche l'infortunio di Icardi che manda un po' in bambola quelli che erano stati gli schemi preparati da Mancini per la partita. Mancini che poi sarà costretto a inserire con Doglia e spostare Eder al centro dell'attacco. Tuttavia questo non porterà l'italo-brasiliano a trovare il primo gol in maglia nerazzurra. Nel secondo tempo l'Inter parte più arrembante, ma il gol arriva solo al 72esimo. Su un calcio d'angolo, un D'Ambrosio che stasera è stato più che perfetto, non come il tempo verbale, è stato più che perfetto, diciamo, fa una sponda perfetta sul calcio d'angolo a Perisic, che parte in posizione regolare, tenuto in gioco, non mi ricordo se da Diawara o da Mbaye, e comunque riesce di testa a insaccare alle spalle di un Mirante che fino a quel momento aveva fatto buona guardia, non aveva lasciato passare nulla ed era stato molto preciso in più di un'occasione. La partita sembra non essere chiusa perché sull'1-0 giochi col Bologna, ovviamente non puoi mai essere sicuro di aver vinto ed è proprio al 76esimo che riusciamo a mettere la parola fine su questo match. Al 76esimo il cross è di Miranda, D'Ambrosio questa volta più che fare da sponda tenta la conclusione personale che va a buon fine perché con un bel piattone al volo riesce a battere Miranda, riesce a battere, scusate, Mirante sull'assist di Miranda. Bella l'esultanza così, a levarsi qualche sassolino dalla scarpa, il terzino italiano mette a segno un gol importantissimo. Non era mai capitato che D'Ambrosio segnasse in due partite così, diciamo, vicine, perché aveva messo a segno una rete contro la Sampdoria un paio di settimane fa, la mette a segno oggi. Nella carriera di D'Ambrosio questo non era mai successo. La cavolata la dobbiamo sempre fare perché noi interisti siamo abituati a soffrire, purtroppo lo sarà sempre. Con Doppia, che fino a quel momento aveva fatto una partita più che positiva, al 90esimo sbaglia un passaggio per Juan Jesus che si fa anticipare da Izzo per Teder, Teder anche per Brienza, Brienza conclude, un tiro che era destinato ad essere comunque a terminare sul fondo e quindi ad essere fuori, viene deviato da Murillo involontariamente e termina alle spalle di Handanovic. È l'ultimo sussulto di una partita priva di emozione nel primo tempo che si è infiammata alla fine del secondo e che porta i 3 punti all'Inter. Per una cavolata di Palacio che si frappone a un giocatore del Bologna per non fargli perdere la palla e fargli perdere quei 10 secondi inutili al 48esimo, non avremo Palacio a Roma. Questo sarà tragico e anche molto problematico visto che Icardi è uscito al decimo del primo tempo. Ragazzi, l'Inter batte 2-1 il Bologna, si porta più 2 dalla Fiorentina, speriamo che i Viola perdano pareggino. La stessa cosa vale per la Roma, che ora dista soltanto 2 punti. Andiamo a colorare il Colosseo di nerazzurro, senza paura, ragazzi, possiamo fare tutto. Stiamo giocando bene e sembra che dopo quella partita con la Juventus questi giocatori si siano ricordati di giocare nell'Inter. Quindi, ragazzi, buonanotte a tutti, buon sabato e noi ci rivediamo al prossimo video. Bella!